You come here, ass fuck. Can your mind stand the shocking truth? Thrills, chills, in MTV Trip. Sarà Van Impe, no, Van no, Brooklyn, no, Van Ulsen, poi a seguire, non mi interrompere, poi a seguire Cavalluzzi, poi ancora vediamo Torlai, Parodi, Piccardo, Prati, e poi ancora Pera, e poi vediamo sui pedali, si alza Garzelli, Grafugna, Gramigna, Pilocco, Pilluru, Taletto, la squadra sarda con la maglietta color pecorino. Rolling, 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 rolling. Dire che la campagna tedesca te la, oggi te l'aspettavi diversa, perché è sempre male, che è così. Ma comunque mi aspettavo tutta un'altra cara. Immaginavo. C'è più variazione tra il verde, il grigio, il colore del grano, invece il solito verde opaco che a me mi fa cagare. Non è possibile che non ci sia nulla al mondo che ti piace, cioè zero. Non mi piacciono le belle donne, ma purtroppo mi piacciono. Mi piace fare i provini. Ah, i provini, tu vedi mettere provini. Mi piace vedere le ballerine. Ma perché tu fai i provini, Remo, di mestiere? Io faccio i provini, sono un autore. Sì. Scrivo io, faccio io, dico io, prego io, faccio io, cestino io, faccio io. Ah, sei un po', hai tutta la responsabilità in sono tu. Un po' jolly. Che viene usato in tutte le occasioni. Ho capito, tra i programmi, tra l'altro, ho aperto delle porte alla nuova TV. Sì, con l'appello del martedì. Insomma, di trasmissione che facevo col grande Maurizio Mosca, tuttologo. Non è un tuttologo Maurizio Mosca. No. No. Diciamo che non è proprio un tuttologo. Mi ricordo che sapeva un po' di tutto. Sì, rispetto a te probabilmente. Infatti io non lo conoscevo, mi aspettavo tutta un'altra cosa. Cancro, brutto periodo per l'amore, avete snobbato la vostra lei e adesso che vi ha dato il ben servito, le state appiccicato. È troppo tardi. Ah, ultimo consiglio, se le mandate dei fiori, si chiama Giulia, non Franca. Cancro, raccogliete ciò che avete seminato. Nessuno vi chiama e vi sentite solo. Ma non inventate scuse. Non è che adesso improvvisamente non c'è più campo. Il telefono non prende più. Proprio non vi chiama nessuno. Siete delle merde. L'altro giorno guardavo il mio bambino negli occhi, Paolo. Non so se ti ricordi il mio figlio. Non mi ricordo. Beh, un bambino, No, ragazzi. Mi dà delle soddisfazioni, sì, si sa comportare, insomma. Gli ho detto, guarda, dato il tutto da grande, puoi fare quello che vuoi. E lui mi guarda in faccia così, mi ha detto, papà, scrivimi una scuola per ballerini classici. E tu che dici? Ci ho sparato in un ginocchio proprio, gli ho sparato secco in un ginocchio, che se mi viene frocio ti giuro io lo ammazzo quel bambino, te lo giuro, guarda, tanto è vero che c'ho il bordo d'armi, te lo giuro, lo uso quella volta lì. La volta che lo vedo con un tutù addosso gli do uno schiaffo che lo lascio lì, lo lascio. Dovresti vergognarti, complimenti, dovresti vergognarti. Non hai avuto l'insegnamento, la plomb, il savoir à savoir, la chemin de fer. Lo so. Che vanno date i miei nonni. La tonde è pa. Lo so. Penso, mio nonno mi insegnava delle grandi cose, e anche l'apertura mentale. È vero, io dico. Poi era una persona, capito, che catalizzava. Era un catalita, un catalifrangente praticamente. Lui ci buttavi una pila addosso, lui. E lui rifletteva. Diventava un pescino. Diventava arancione, diventava. Quasi un'iguana. Un nonno veramente fascente. Veramente un nonno. Insomma, pensa che lui mi guardava e diceva. Paolo, guardami negli occhi. Paolo, guardami negli occhi. Paolo, guardami negli occhi. Io
Paolo, guardami. Paolo, guardami negli occhi. Guardami negli occhi. E io ci guardavo. E lui mi diceva, Paolo, guardami negli occhi. Che diceva tu? Era strabico. Vabbè, ma allora, ma scusa, ma mi vedi lì a guardare? Ci diventavo scemo io. Lo so che ci diventavo. Che facevo sai? Diventavo strabico io. Cosa? Cosa stai facendo? Senti questo, senti questo. Ti sembra un po' questo Lussemburgo qua, no? Perché ti ricorda un po' LA, City of the Angels. Girls and casinos and bowling. Lussemburgo. Yeah, bowling. No, ma a parte il fatto che io di bowling sono un maestro internazionale. Non so se, se sai che stai parlando con il campione mondiale ligure di bowling. Ti faccio il culo. Ti riesci a finire una frase senza culo, fica, succa, eh? Ce la facciamo? Ti tolgo il filo da torcere. Ecco. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sun down shining in him. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Luca, hai bisogno di soldi, di aiuto? No. Io non so, posso aiutarti, dirmi qualcosa? Cosa ti devo dire? No, niente. Ti ospito a casa. Non siamo da sto tunnel, su Luca. Parliamone apertamente, dai. Basta con queste pere, su. Come pere? Che pere? Basta. Ma che pere? Devi uscire da questo baratro nel quale ti sei infilato. Ma non mi faccio le pere. Ma guarda che capelli, su! Ma cosa c'entra di capelli adesso? Io ti posso aiutare, lo dico per il tuo bene. Cazzo! Reagisci! Ma c'hai i capelli? Sei giovane! Puoi ancora farcela! Ma c'ho i capelli lunghi, mica mi faccio le pere. Poi va sempre con sti uomini avanti e indietro per ste camere, su! Ma quali uomini? Lo sento, sai? Ma che... la notte! Ma cosa? C'ho solo i capelli... Prova con una donna, provaci almeno! Ma c'ho solo i capelli lunghi, non sono né omosessuale né drogato! Mi spiace che tu sia frocio, perché sei una persona simpatica! Non dica frocio! Bulicio! Teccone. All'indio omosessuale, ma non sono omosessuale né tantomeno drogato. Omosessuale mi sembra un eufemismo per una persona a cui piace. Certo che la facevano buona qua la pizza, eh? C'avevano la bufala buona. Lo so, però compra la bufala oggi, compra la bufala domani e lasci dei debiti in giro, lo so. Però anche tu, tritolo. Prima di metterlo nel forno a legna, aspetta che lo spengano, no? E mi piacciono i fuochi. Che ci posso fare? Tanto penso all'inculata che si sono presi i tedeschi e veramente mi scompiglio. Sarebbe bello variare se andassi un po' a menarli, no? Sulla loro sconfitta prematura. Vederli soffrire sti stronzoni. Me lo puoi allegramente che baciare, capito? Belì. A me questi qua che strombazzano, sai cosa ci direi? Mandatevelo a cacare. Ma pare glielo dice, non è che... Belì, ma scusa, abbi pazienza. Ma scusa, io sono qua che sto andando in macchina, sai cosa ci direi? Ma vaffanculo, è che non ce lo posso dire. No, gliel'hai detto. Se io potessi che dircelo, ce lo dico, ma non ce lo posso dire. We'll be right back.
Thank you.